Gianfranco Lopane, candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista Con Emiliano, a sostegno ovviamente del governatore uscente Michele Emiliano. Parliamo di sanità, un tema caldo. Il livello appunto di civiltà di una realtà, di un popolo, si misura appunto dalla qualità del servizio sanitario. E allora certamente tenere in ordine i conti in ambito appunto sanitario, ma anche fornire un servizio di eccellenza. Sicuramente questa emergenza, l'ultima vissuta, ci ha dimostrato che la sanità deve andare ben oltre quelli che possono essere i decreti ministeriali. In particolare il DM 70 del 2015 deve essere superato ed è stato superato. Devo dire che l'ultimo potenziamento della rete ospedaliera fatto dalla Regione Puglia qualche giorno fa ci dimostra che la possibilità di investire in sanità diventa un'opportunità. 1.255 posti letto in più, 280 di terapia intensiva, 278 di terapia semi-intensiva, sono un buon inizio che sicuramente verrà completato anche con la completa riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza. Questo perché la crisi Covid ci ha dimostrato che probabilmente dovevamo fare ancora qualcosa in più e che sicuramente i rigidi paletti del decreto ministeriale dovevano essere superati guardando alla realtà territoriale e guardando anche a un sistema sanitario che è partito col mandato Emiliano con un buco di 200 milioni di euro e che oggi si completa, come dicevamo, con l'apertura della facoltà di medicina a Taranto. In tutto questo l'organizzazione per ospedali, per nosocomi, deve puntare a un rilancio. Io penso che il nostro ospedale di Castellaneta debba diventare di primo livello non solo sulla carta, ma debba essere potenziato con quelle figure mediche di cui è ancora carente, non soltanto perché è un presidio di confine e che quindi subisce molto spesso la mobilità passiva verso altre regioni e verso altre province, ma anche perché alleggerirebbe di molto la situazione ospedaliera di Taranto e quindi andrebbe a creare meno ingorghi nell'ospedale di riferimento. Poi tutti noi aspettiamo l'avvio dei lavori del nuovo ospedale di Taranto, perché riteniamo che una città importante e popolosa come Taranto debba poter avere un ospedale di riferimento di primissimo livello, che possa competere anche con gli ospedali del resto del territorio e della regione. Credo che su questo siano stati fatti notevoli sforzi, ma c'è ancora molto molto da fare e la crisi ce lo ha dimostrato, per cui tutti gli sforzi saranno concentrati su questa nuova esperienza, anche grazie al supporto che si potrà avere da eccellenze di questo settore come il professor Lopalco, che saprà guidare questo assessorato in maniera egregia.